Salve. Speravi di spaventarti? Non c'è niente di spaventoso qui. Siamo qui in questa cameretta in pigiama alle 3 di notte per provare i 3 giochi horror. Il primo è The Rare Ghost in the Stall. Vediamo. Oh my god. Quindi cosa dobbiamo fare? Penso sia un'avventura grafica. Posso sbirciare sotto. Perché ci dovrebbe essere una candela vicino a un bagno? Ma stanno scrivendo sulla mia porta. Oh mio Dio, è tipo un rituale, sto evocando qualcuno. Scusi, è occupato. C'è un altro di qua, ok. Li ho presi. Ora arriva Super Mario. Quello non era Super Mario però, eh. Un altro simbolo. Aspetta. Ok. Ma io non... No, vabbè. Mi spiano dal bagno? Sono diventato il mostro? A short horror experience. Secondo videogame horror è su Sirenhead. Non mi sembra sia accaduto niente di strano. Voi avete visto qualcosa? Play. Ci sono 7 giorni, io direi di provare i primi 2, poi se vi piace come videogame, gli altri giorni li faccio in un video a sé stante. Ci sono i giganti. Oddio, ho visto una mano. Ok, ma ho visto tutto, eccolo lì. Che suoni inquietanti che fa sto tizio. No, vabbè, bellissimo. Scusate. Sì, però la... Una torcia, che no, che figata. Figlia, cos'è successo? Aeroplano di carta più mouse uguale Sirenhead spaventato. No! Ha rapito mia figlia. O mia moglie, non lo so. Siamo in un bagno. Ok, scendo. Il frigo. Ma chi se ne frega di mia nipote? Beviamoci il latte. L'aeroplanino. Arrivo, tesoro. Non so chi sei, però mi dicono che sei mia nipote, quindi mi fido. Lo sento che chiacchiera. Ha ammazzato pure una mucca. La mia povera mucca Bessie mi dava il latte. Adesso che me lo dai il latte? Non ho più neanche... mia moglie. Che poteva darmelo? Find your parents in the field. Devo trovare la mia parente. Giustamente non è specificato se... Scusi. Ah, ma... Oh, corvetti... Ho messo lo spaventapasseri, sai? Ma qua si può passare? Senti come ride! Persona orribile, anche se sei un alieno. Alienzona orribile. Quello lì dovrebbe essere il depuratore dell'acqua, no? Il telegiornale a quest'ora? Ma sono le 3 di notte! Eccolo! Eccolo, 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 eccolo. Muori. Cosa è successo? L'ho spaventato con... Lo posso spaventare con gli aeroplanini di carta? Da quando in qua Sirenhead ha paura degli aeroplanini? Vado qua perché secondo me è qui. Che devo mettere? Di qua non credo che ci siano soluzioni. Un altro? Come devo fare qua? Ma come li devo fare i puzzles? Un maialino che scappa! È mia nipote, lo so, sono sicuro. È mia nipote, vieni!
Don't touch me, I'm famous. Ma qua posso salirci? No, peccato. Ma dovevo beccarmi di questi infarti oppure non era previsto che io facessi questa strada? È qui, sono sicuro, perché c'è la luce. Quindi vuol dire che c'è vita. O forse no. Ma che è? Però qua io potrei uscire. Chi se ne frega di mia nipote, me ne vado. 4. E qua il 3. Ma è qui. Quindi 2 e 3 vanno bene. Cos'è? Ho sentito. Oddio, è qui. No, vabbè, che inquietitudine però. No, dai, fammi uscire. No. Che fino. Se volete ve lo porto in un altro video per intero, ma in questo video è impossibile farlo. Poi è difficilissimo. L'ultimo gioco è Disorientation. Non dovrebbe durare tanto, però partiamo col gioco. Ok, iniziamo. Allora, dovrebbe essere un labirinto. Ogni video sui tre giochi paurosi mi viene sempre da scegliere almeno un gioco che ricordi il 2013, perché era l'anno dove spopolavano in Italia questi videogame. E speriamo che torni una roba del genere, perché a me piace tanto. Ma ma che? Ma salve, lei deve essere quel tizio romano pelato, famoso. Allora, hello, non l'ho detto io, ma qualcuno l'ha detto. Hello, non l'ho detto io. Somebody here, ok, this is strange. Non è strano che non ci sia nessuno dentro sta porta. È più strano che te sei in un posto. Questo non c'era prima. Da quando in qua c'è una barriera invisibile che non mi fa andare verso la luce rotta. Ok, la barriera si è tolta. Sì, sì, apri la porta. Si sta rendendo conto anche lei che sta bussando ad un muro e il muro non si può aprire come le porte. Gli armadietti di scuola. Allora, dove siamo? Qua non serve a niente. Questo qui prima non c'era, quindi vado verso il... Perché non posso... E la maremma. A voi un po' di plastica non è che vi farebbe male, eh. Vediamo. Credo di non avere altra scelta. Let's go. Ma cosa? Dentro le fogne? Con sto buio? Excuse me? E vabbè, ma rifate gli sti tubi un pochino. Non mi è venuto da urlare perché non era così tanto spaventoso. È chiusa, non hai neanche provato. Ah! Non ci si può dare la mano, ci si può dare il gomito, se lo ricordi. Sta nel regolamento. Ma vuoi una foto? Te la faccio subito, guarda. Io ho paura che questo mo mi rincorre proprio... Fast. Ma volete una foto? Scusate, che mi fissate dalla mattina alla sera. Loading. Ma dove devo andare? Cioè io vado a casa e poi... E poi si è rotta la lampadina nel bosco. Sento alitate nell'orecchio, ma il gioco si è bloccato completamente. Anch'io dico perché it was all in dream. È stato solo un sogno. Ma sai che forse era meglio il sogno della vita reale, visto dove ti trovi? Vai, prendiamo le medicine che si chiamano Multix. Sono molto affidabili. Vediamo. Direi di andare verso l'uscita. Bloccata, giusto, eh. Allora, l'uscita è bloccata, sono dentro un manicomio. Questo è tranquillo, no?
Era solo un sogno, però perché sono dentro un manicomio? Boh, ma che ne so, ma meglio così. Ma siamo su Granny che ci sono i lucchetti. L'ho visto anch'io che... Oh. Prendi la chiave, non è più bloccata, mo. Guarda. È stato più facile di un compito di matematica. A parte, tutto è più facile di quello. Edit texture, benissimo. Excuse me. Excuse me, è crollato leggermente il pavimento. Ma no, infatti, mi piace troppo sta musica. Solo io posso permettermi di fare questi meme. Disorientato. Grazie al cavolo. Back to menu. È finito così. 5 minuti di un gioco profumato. Si sponsorizzano pure, così almeno li posso insultare nella vita reale. Se questo video ti è piaciuto, lascia un commento, un mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti tutti i prossimi video. E da Game Time, purtroppo, bye. Ok.